L'Orchestra Senza Spine è nata nel 2013 da un'idea mia e di Tommaso Sardi. Dopo 4 anni questa orchestra è passata da alcuni amici musicisti under 35 a qualche centinaia, ormai il gruppo di musicisti è diventato più di 400. Tanti musicisti che portano tanta musica in ogni luogo, non solo nei teatri ma anche in un mercato coperto come questo dove ci troviamo, il mercato sonato, e in tanti luoghi inusuali proprio per far avvicinare la gente alla musica classica. Questa sera ci sarà la finale della seconda edizione di Classics Factor, il concorso per giovanissimi solisti che provenienti da tutta Europa si sono iscritti, e questa sera ne sono rimasti solamente 4 che suoneranno per noi, e il vincitore di questo concorso avrà la possibilità di suonare con l'Orchestra Senza Spine nel prossimo Social Concert, che è un concerto che si terrà il 15 marzo al Teatro Duse di Bologna, al Teatro di Budrio e al Teatro Nuovo di Ferrara. Abbiamo raggiunto l'unanimità nel decretare la vincitrice, ma non è stato certamente facile. I 4 finalisti erano per molti versi equivalenti con 4 personalità diverse. Alla fine però ci siamo trovati tutti d'accordo nell'indicare Francesca come la vincitrice meritevole di questa manifestazione. Sì, sono emozionatissima. Questo traguardo rappresenta per me una grandissima soddisfazione. Suonare con l'orchestra è forse uno dei traguardi più ambiti dai musicisti che si affacciano nel panorama lavorativo musicale. Quindi assolutamente per me è stata una grandissima emozione, veramente non ho parole.